Tenebre appariranno dopo fortissimo terremoto. Un messaggio solenne e urgente giunge, un monito a prepararsi per tempi bui che incombono sull'umanità. Le tenebre, improvvise e inaspettate nonostante i presagi, avvolgeranno il mondo, cogliendo impreparate molte persone. Un piano divino è in atto, e la luce della fede può guidarci attraverso queste prove. L'Arcangelo Michele, portavoce della volontà divina, invita all'azione, pregare con fervore, mantenersi saldi nella fede e proteggersi dalle insidie terrene. Prepariamoci, con cuore aperto e spirito forte, accogliendo il messaggio di speranza che ci viene offerto. Leggiamo il messaggio. Amati figli, le tenebre appariranno senza preavviso, anche se la Santa Trinità ve le ha annunciate, vi troveranno impreparati. Pregate figli del nostro Re e Signore Gesù Cristo, pregate, il grande terremoto incombe e la terra trema su larga scala in diversi paesi. Pregate, le malattie stanno arrivando ora, una alla volta. Sapete come agire, il cielo vi ha preceduto. Pregate di mantenere la fede, di essere forti e saldi. Pregate di non piegarvi al potere del male. Pregate di obbedire e di ascoltare questo appello in cui vi avverto delle malattie causate dalla zanzara. Preparatevi dagli Stati Uniti, dal Messico, dall'America Centrale, da Panama, dal Sud America, dove l'invasione di vari insetti porta diverse malattie alle creature umane, causando gravi problemi di salute. Proteggetevi, coprite le finestre che si aprono per dare ventilazione alle vostre case, le porte e i punti in cui questi insetti possono penetrare e causare malattie. Usate l'olio del buon samaritano. Vi parlo in verità, è tempo che io vi parli e che voi obbediate. Dopo la purificazione e dopo che la creatura umana avrà guardato se stessa e si sarà pentita, verrà il tempo in cui la guerra o il combattimento non esisteranno più. Sarà il tempo per coloro che hanno creduto e sono rimasti fedeli. State attenti, l'acqua continua a purificare la terra dal peccato che l'uomo ha lasciato cadere su di essa. Verrà un tempo in cui le creature umane, secondo il loro stato spirituale, vedranno i loro angeli custodi, che li guideranno a lavorare e ad agire nella volontà di Dio. Vi benedico e vi proteggo per ordine divino. Rimanete uniti nella preghiera alla Santissima Trinità e nell'adorazione. Rimanete nella pace di Dio, amate la nostra Regina e Madre dei tempi finali.